Negli ultimi 7 anni in Italia si è registrato un calo degli impieghi bancari di 350 miliardi di euro, un buco che le imprese stanno cercando di colmare con il ricorso a nuove forme di finanziamento in grado non tanto di sostituire, quanto piuttosto di affiancare il classico accesso al credito. Un esempio sono i mini bond, l'altro è quello della fintech, ossia la finanza digitale. Strumenti innovativi ancora poco utilizzati dalle PMI Made in Italy, ma che Confidisistema vuol contribuire a far conoscere alle imprese, accompagnandole verso quelle piattaforme in grado di disintermediare le banche e di mettere le aziende in stretto contatto con investitori istituzionali e privati. Perché il mercato sta cambiando rapidamente, abbiamo bisogno di diversificare le fonti di finanziamento di impresa sulla scorta del spostamento del risparmio sempre più verso i mercati internazionali, sempre meno verso le banche. Abbiamo bisogno quindi di concepire la diversificazione delle fonti di finanziamento come un elemento fondamentale per mantenere la competitività d'impresa. Le società del fintech hanno il pregio di essere aperte a poter essere utilizzate da imprese di diversi settori per dimensione e forma giuridica, quindi per noi rappresentano in questo senso un'opportunità. Da qui l'accordo che Confidisistema ha stretto con Lendix, una piattaforma europea di finanza digitale che opera in Italia, Francia e Spagna. Le piattaforme come Lendix sono in grado di dare una risposta alle esigenze di finanziamento per le piccole e medie imprese, laddove i canali tradizionali non hanno un prodotto o una risposta adeguata. Quindi, in tutte quelle situazioni in cui una piccola e media impresa ha un progetto di sviluppo e è alla ricerca delle risorse finanziarie per coprire i costi relegati a quel progetto, e ha un'esigenza di tempi stretti perché l'opportunità che vuole cogliere deve essere colta in tempi molto rapidi. Non ha disponibilità o non ha la possibilità di dare garanzie, o l'operazione che deve finanziare è un'operazione magari di natura immateriale, che quindi difficilmente viene finanziata da un istituto finanziario con un'operazione di medio termine. Ecco, in tutti questi casi il prodotto Lendix è la soluzione che meglio risponde alle esigenze delle piccole e medie imprese. Grazie al web, piattaforme come Lendix mettono in contatto i progetti di sviluppo delle PMI con gli investitori. Pur non bancario, sempre di credito si tratta, da meritarsi sul campo, il che comporta per l'impresa un buon rating. In questo senso, dunque, rimane fondamentale anche per l'impresa che vuole rivolgersi a canali fintech avere una situazione senza macchia in centrale dei rischi, il sistema informativo gestito dalla Banca d'Italia finalizzato all'acquisizione di informazioni sull'indebitamento della clientela di banche e intermediari finanziari. Anche in questo caso una mano può arrivare da Confidisistema. Confidisistema ha attivato un servizio di monitoraggio e di aiuto all'imprenditore e all'impresa nella gestione della centrale rischi nella sua cura. Questo sistema prevede un'attività di tutoraggio, quindi di affiancamento all'imprenditore o a chi per lui, nella gestione di quella che può essere la sua centrale rischi per cercare di evitare una serie di errori che potrebbero inficiare la valutazione economico-finanziaria dell'azienda, soprattutto per la parte finanziaria, e potrebbero danneggiare il rating dell'azienda.